sostiene di aver incontrato un extraterrestre. Non sono solo i bambini a credere che esista E.T. Cosa ho visto? Un oggetto in cielo. Un'onda. E il movimento creato da un messaggero. Diamo il benvenuto a Rael. Contattato dagli extraterrestri. Ci hanno creato loro. Io sono l'ultimo profeta, nient'altro. L'ingresso è un processo composto da tre fasi. La prima è la seduzione. Quando ho visto Rael per la prima volta... La seconda si prepara l'adepto a difendersi dalle critiche esterne. E ho passato la notte a leggere il messaggio pensando, eccolo. E nella terza e ultima fase ci si dedica anima e corpo al guru. Rael è un malvagio manipolatore. Ha il vizio di sottomettere le donne. Non potevano tirarsi indietro. Erano vere e proprie schiave. Ciò che fanno in quella setta ha davvero dell'incredibile. Stiamo formando una squadra che per la prima volta clonerà un bambino. Tecnicamente è possibile. Brigitte Boisselier mi ha detto: sogno di diventare il creatore. Fai pure. Eva è nata il 26 dicembre. È sbagliato. Rael, invitato al congresso per parlare di clonazione. Stavano andando oltre. Dica alla corte dove si trova la bambina. La setta non ha dato informazioni specifiche. Il movimento non si fermerà con la mia scomparsa. È ancora attivo. Ma non vi vergognate. Ehi, 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 ehi! Follia! Ha accumulato una bugia dopo l'altra. L'unica persona che mi è rimasta accanto era Era. E se scoprisse di essere stata raggirata? Scoppierei a ridere e non cambierei nulla.